Noi la prossima settimana siamo impegnati nello spiegare le nostre ragioni all'Unione Europea di una manovra del popolo che cambierà realmente l'Italia nel prossimo anno e nei prossimi 3 anni, perché questa è la programmazione che abbiamo portato avanti. Siamo impegnati nel rispondere a Moody's con un grande sorriso, perché ce lo aspettavamo, ma allo stesso tempo siamo contenti che nel loro giudizio ci sia un outlook stabile. E soprattutto in quella che è la spiegazione che dà Moody's si parla di un'Italia solida dal punto di vista del risparmio, dal punto di vista dei conti economici e anche dell'avanzo di bilancio. Quindi questo ci rende un paese molto forte. È escluso qualsiasi riversamento sul deficit nel 2019? Smentisco, credo di poter parlare a nome di tutto il governo dicendo che smentisco qualsiasi tipo di ripensamento sul 2,4%, perché scendere sotto il 2,4 oggi significa non fare quota 100 per superare la Fornero e non fare il reddito di cittadinanza, non rimborsare i truffati delle banche. Questo noi non lo possiamo accettare.